Presidente Arena, il suo libro offre diversi spunti. Ecco, soffermiamoci su quelli riguardanti il giornalismo e i nuovi media. Cosa succede quando la politica si riduce a un tweet o un hashtag? Il giornalismo è sicuramente condizionato da questi ritmi, da questi tweet, da 140 caratteri in cui si sintetizza tutto e questo certamente non aiuta e non agevola la completezza della notizia, non aiuta l'approfondimento, non aiuta a capire meglio che cosa c'è dietro un fatto. E poi siamo condizionati dai nuovi media, dai social network, da tutto quello che ormai anticipa la notizia, prima ancora che vada a finire sulle testate di informazione già di dominio pubblico tutto quanto possiamo vedere. Ecco, il giornalismo in quest'epoca dei nuovi media come dovrebbe comportarsi? Come può risolvere, ecco, questa situazione? Sembra sempre più messo in un angolo, appunto, da questi nuovi mezzi di comunicazione. Soluzioni è difficile trovarne perché siamo in un momento in cui l'evoluzione è continua e quindi è difficile riuscire a cavalcare questa tigre e cercare di trovare un rimedio, se di rimedio possiamo parlare. Di certo il giornalismo può affrontare e offrire al lettore, all'utente, al telespettatore ancora l'approfondimento, è qualcosa che, essendo di natura professionale, è più difficile da poter trovare su internet, dove si trovano spesso notizie non verificate, notizie a ruota libera che vengono pubblicate senza alcun controllo. Quindi è ancora possibile fare buon giornalismo? Non solo è possibile, è essenziale, credo che questo mestiere non potrà mai finire, si potrà cambiare, potrà adattarsi o cercare di adattarsi alle nuove situazioni, ma credo proprio che ancora siamo in una fase molto molto iniziale. Il nostro mestiere purtroppo ha a che fare con il tweet, con il comunicato stampa, con la non notizia che diventa notizia e quindi tutti devono andare appresso alla stessa cosa perché un sito l'ha pubblicata e quindi non puoi non avere la notizia che hanno gli altri. E poi con la necessità di cambiare, di aggiornarci ogni mezz'ora, ogni ora, già diventano, le aperture dei siti diventano vecchie. Ecco, questo è quello che dobbiamo cercare di capire e di dominare, altrimenti saremo dominati da ritmi che non possono essere quelli della notizia tradizionale. Certo, che poi diciamo è un paradosso nella nostra epoca. Queste maggiori informazioni, tra virgolette, stanno spingendo le persone a informarsi sempre peggio. Quindi è come se incrementassero il qualunquismo, il populismo. Infatti è proprio questo quello che intendevo, nel senso che si è fatto un calcolo che il 50% delle persone che utilizzano internet lo fanno per informarsi, però l'informazione frammentata, affidata a siti sempre diversi, a siti che non offrono notizie certe e controllate, porta a una frammentazione, a una pessima informazione, cioè tutti credono di sapere tutto perché lo hanno leggiucchiato su internet e poi alla fine vengono dominati da quelli che i fatti li conoscono e che riescono in qualche modo a cavalcare il populismo, a cavalcare il qualunquismo e tutti i fenomeni deleteri e deteriori che ci sono nella nostra società. Grazie.